Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Ok, oggi parliamo di un bel film. Un bel film perché qua dietro vedete lo sfondo verde. Sfondo verde vuol dire bel film. Rosso vuol dire merda, blu vuol dire blog. Ok? A posto. Dunque, il film si intitola In compagnia dei lupi di Neil Jordan, con Angela Lansbury, o Angela, non so come si dica, Angela Lansbury che sarebbe la signora in giallo, e poi Sarah Paterson, questa attrice della quale io in tenera età mi sono innamorato in maniera mostruosa. Comunque sia, questo film In compagnia dei lupi è stato anche recensito da altri youtuber e in primis io mi sentirei di consigliarvi la recensione di Ale di Ore di Orrore, magari ve la metto qua in descrizione così non dovete andarla a cercare, e voi direte, ah Sinergo, ma se stai facendo tu la recensione perché ci devi far vedere un'altra recensione dello stesso film, che due coglioni? No, perché In compagnia dei lupi è un film che si presta veramente a 12.000 tipi diversi di interpretazione, quindi magari quello che dico io è completamente diverso da quello che dice Ale, e nessuno dei due avrebbe torto, perché è un film che lascia molto all'immaginazione dello spettatore. Però, vi avviso, nel caso voi foste incuriositi da questa mia recensione e andaste a recuperare il film, vi metto in guardia. Per guardarlo dovete spegnere il cervello. E non spegnere il cervello come quando vai a vedere un film Vacanze di Natale al cinema, che lì spegni il cervello e fai finta di ridere per un'ora e mezza, poi esci e ti senti morire un po' dentro, no? No, qua bisogna spegnere il cervello nel senso che bisogna lasciarsi trascinare dall'atmosfera, bisogna lasciarsi trascinare dal simbolismo che c'è dentro questo film, perché non è un film semplice. E infatti, nonostante secondo me, il mio modesto parere, non conto un cazzo ragazzi, ok? Cioè, non sono un critico cinematografico, però mi sono fatto un'idea su diverse cose e su questo film la mia idea è che sia un capolavoro assoluto. È un capolavoro assoluto. A qualsiasi età lo si guardi, riesce sempre a darti qualcosa. Se sei un bambino ti terrorizza. Se sei un adolescente riesce a farti porre delle domande. Se sei un adulto riesce a commuoverti. E secondo me questo dovrebbe fare una vera forma d'arte. Rivolgersi a tutti dando ad ognuno ciò di cui ha bisogno. Punto. Questo concetto è veramente contorto, chissà se lo capisco. Bah sì, l'ho capito. Comunque sia, In compagnia dei lupi è un film che è un film onirico. Praticamente voi sapete dall'inizio che la protagonista, Rosalyn, sogna. Perché lei vive in questa grossa villa con la sua famiglia, con il suo cane lupo, ai giorni nostri, o perlomeno negli anni 80, non ai giorni nostri, però comunque sia, tempi moderni, si mette a dormire e voi sapete che tutto il resto del film sarà il suo sogno. E voi direte, ma allora non c'è il colpo di scena che alla fine sta sognando? No, non c'è il colpo di scena. Ed è il primo film che ho visto in cui il sogno non è un colpo di scena. Lo sai dall'inizio. E ogni tanto durante il film, casomai tu avessi scordato che lei sta dormendo, te la fanno vedere che si agita nel letto che sta dormendo. Quindi è proprio che vuole farti capire che stai guardando un sogno. E vuole fartelo capire perché vuole che tu non ti chieda nulla, perché quando stai sognando il tuo cervello elabora delle cose che poi da sveglio dici che cazzo ho sognato. Sì, questo film è così, guardi delle cose, non le capisci, ma ne assorbi in qualche modo il senso, ne assorbi la poesia, ne assorbi il messaggio, il messaggio è sottointeso, non si vede, però qualcosa dentro ti scatta. Ed è una cosa che si può vedere in alcuni film, magari di Jodorowsky, film estremamente, o alcuni film per esempio di Cronenberg. Ci sono cose che arrivano senza essere palesi, senza essere esplicite, e secondo me sono le migliori, perché ad ognuno arriva qualcosa di diverso. È difficile spiegare questo concetto, ragazzi, potrei passarci 3 ore, però andiamo avanti a parlare del film. Allora, il film altro non è, dal momento in cui Rosalyn inizia a dormire, che è un lungo sogno che si ispira fortemente a Cappuccetto Rosso, ma che ne fa a pezzi la struttura per venire fuori in una forma del tutto nuova e del tutto simbolista, se vogliamo. Cappuccetto Rosso alla fine è una storia molto semplice, è una bambina che porta il cesto con la cocaina, mi sembra, alla nonna. La nonna però viene mangiata da un lupo, il lupo sta a casa della nonna travestito da nonna, Dio sa come, e alla fine il cacciatore, insomma, la storia di Cappuccetto Rosso è estremamente semplice. Qui questa struttura viene ripresa perché Rosalyn nel suo sogno è una sorta di Cappuccetto Rosso, ha anche una mantellina rossa, casomai qualcuno non si fosse accorto della somiglianza tra le due cose. E la nonna la mette in guardia, ogni volta che va a trovarla, la nonna la tiene lì davanti al fuoco, le parla del pericolo dell'uomo lupo, o come dice la nonna proprio nel film, gli uomini con il pelo dentro.
Gli uomini con il pelo dentro, in realtà, in questo film hanno diverse forme, possono essere di diverso tipo. Non voglio spoilerare, ragazzi, perché se dico una sola cosa vi rovino la sorpresa. Questo film è una continua sorpresa e sono scene che se anche ve le racconto non riesco a renderle. È mostruoso. Perché cazzo la sto facendo sta recensione? Non riesco a parlare di sto film. Comunque sia, la nonna la mette in guardia contro questi uomini con il pelo dentro e le racconta tutte le volte delle storie. La nonna racconta a questa ragazza delle storie per farle capire quanti tipi diversi di pericolo si possono trovare nel mondo. E questo film è praticamente imbottito di riferimenti alla crescita sessuale, allo sviluppo della persona, al prendere coscienza della propria identità. E questa ragazza, col suo sogno, non fa altro che esplorare in maniera onirica tutte queste cose. Una cosa molto interessante è che sul finale del film non è più la nonna a raccontare delle storie, ma è la stessa ragazza che racconta una storia. Ma io non vi dico a chi la racconta e non vi dico quanto fa piangere quella scena. Cioè, non c'è niente in quella scena, ok? È lei che racconta una storia ad un personaggio, che voi non dovete sapere chi è. Quella scena mi spezza il cuore tutte le volte. È fantastica. Ed è raro trovare un film del genere, porca puttana, nessuno lo conosce sto film, nessuno lo conosce. Io vi consiglio, ragazzi, di reperirlo, non è che lo vendono in tutti i supermercati, bisogna andarselo a cercare, magari in siti specializzati che vendono DVD, oppure se siete in una grande città avrete sicuramente più fortuna. Io l'ho dovuto ordinare, ok? Perché qui non lo trovavo, tra l'altro non si trova neanche a scaricare. Io all'epoca lo vidi perché lo affittai in una videoteca. Quindi avevo la videocassetta, non so quante volte mio padre ha affittato questo film, però io insomma l'ho visto diverse volte e poi l'ho trovato in DVD fortunatamente. Io vi consiglio di andare a rispolverare questo In compagnia dei lupi, anche perché secondo me di film horror di questo tipo non ne usciranno mai più.